Attenzione, questo non è un video di placement, non è pubblicità, ma un video guida sui bitcoin. Nessuno ti costringe a investire sui tuoi bitcoin, né a spendere il tuo denaro. Il vero investitore è colui che non rischia. Chi investe rischiando diventa giocatore d'azzardo. Insomma, se non ve la sentite, non lo fate. Un salve a tutti i visitatori di YouTube e benvenuti in questo secondo episodio riguardante i bitcoin. Allora, nel primo video abbiamo parlato principalmente di cosa fosse questa moneta, di quale fosse il suo scopo principale e di come potrebbe essere usata su internet o in qualunque altro posto. Alla fine del video precedente avevamo introdotto un paio di domande del tipo come poter utilizzare questa moneta, dove potersela procurare e soprattutto come faccio a guadagnare con questa roba qui, che ho spiegato nella volta precedente. Allora, questo video, a differenza del precedente, è leggermente diverso perché vi farò vedere prima persona, quindi insieme, quello che è l'utilizzo principale su internet. La prima cosa che mi viene in mente di fare quando ho una moneta non è spenderla subito, perché se la spendessi subito magari ci otterrei certamente qualcosa, ma sarebbe piccolina come interesse. Piuttosto preferirei investirla da qualche parte o in modo da poter ottenere una quantità maggiore nel tempo. Io ovviamente vi sto facendo qua delle cacchette in Pint solamente per darvi un'introduzione, perché in questo video non faremo altro che vedere su internet, quindi dal mio browser, quello che potrebbe essere l'utilizzo che si può fare online. E allora, senza perdere altro tempo, andiamo a vedere qual è il ruolo principale che si può utilizzare. Basta con questo schifo qua, chiudiamo Pint. Allora, quello che state vedendo adesso è un sito internet chiamato Simple Bitcoin Converter. Questo sito internet, che troverete il link in descrizione, è principalmente lo strumento iniziale per ottenere, diciamo, il valore preciso del Bitcoin in questo momento. Come funziona? Allora, è molto essenziale, molto semplice. Già vedete una cosa evidente e palese, ovvero che in questo momento, ore 18 e 18 del 24 aprile 2015, un bitcoin equivale a 231 dollari e 9. Uno dice: santo cielo, per ottenere un bitcoin devo pagare 231 dollari, voi siete pazzi, io chiudo questo video e vi mando a quel paese tutti quanti. In teoria è questo il ragionamento, ma c'è un grossissimo vantaggio. Voi, come me, come tutti quanti, siamo abituati ad avere una moneta al minimo di un centesimo. Quando si ha un centesimo già si può ragionare. Un centesimo di Bitcoin equivale a 2 dollari. Siccome mi sta dando molto fastidio parlare in dollari, siccome siamo in Italia, metto l'euro, ecco. Con questa spiegazione già vi faccio vedere che è possibile cambiare la moneta con la quale siete interessati a ottenere il valore giusto, corretto. Piuttosto che avere i dollari, potrei avere l'euro, come vi ho fatto vedere adesso, i dollari canadesi e australiani e anche altre monete. Vediamo se c'è anche lo yen. C'è anche lo yen, non lo sapevo neanch'io, abbiamo fatto una prova. Però in questo caso, anziché fare una conversione diretta con il mercato che si trova in borsa in questo momento di New York, o comunque quella nazionale, fa una conversione manuale nel sito stesso dai dollari allo yen, in modo da poter quindi ottenere lo stesso identico risultato, ma piuttosto che andarsela a procurare in un sito differente, lo fai nel sito stesso. È la stessa identica cosa alla fine. Torniamo all'euro. Ok. Allora, noi siamo abituati ad ottenere almeno al minimo un centesimo per poter ricavarci 2 euro. Un centesimo di bitcoin per ricavarci 2 euro. Il vantaggio però dei bitcoin è che è possibile ottenere quantità molto più piccole di questa. Come vedete, sto aumentando gli zeri. Più aumentano gli zeri dopo la virgola, più piccolo è il valore, ovviamente. Questa è una cosa elementare. Ad ogni modo, qual è il motivo principale che ho fatto questa cosa? Il motivo principale è che noi all'inizio otterremo un minimo di queste monete qua, di questa quantità qui di monete. Ovvero una miseria, perché praticamente un miliardo. Aspetta, uno, due. Facciamo un valore più preciso. Facciamo per esempio un millesimo di Bitcoin. Quindi così. Un millesimo di Bitcoin equivale a 21 centesimi. Di conseguenza, se uno vedesse così questa conversione, direbbe: vabbè, alla fine si può fare. In realtà si può partire dall'ottenere una quantità molto più piccola, ovvero 8 cifre dopo la virgola, per esempio. Questa è la prima
quantità minima che attualmente su internet si può trovare dei bitcoin, ossia quella che viene comunemente chiamata Satoshi. Il Satoshi non è altro che una microscopica parte del bitcoin, ovvero 8 cifre dopo la virgola, equivalente al corrispettivo valore dell'euro. In questo caso attualmente un Satoshi equivale a nulla praticamente, è una miseria, zero totale, perché ovviamente noi guardiamo le tre cifre che ci sono dopo, e ovviamente se consideriamo solamente le prime tre cifre praticamente non abbiamo niente tra le mani. Eppure se noi investissimo questa quantità, noi al mese potremmo ottenere questa quantità, ad esempio, chi lo sa, dipende dal sito internet, e moltiplicando potremmo ottenere per esempio in 10 giorni 10 Satoshi, che sarebbero una certa quantità, in 100 giorni 100 Satoshi, e così via, fino ad arrivare ovviamente al Bitcoin. È chiaro che così facendo però ci stiamo una vita, non basterebbe forse neanche la nostra vita per ottenere un Bitcoin e quindi guadagnarci. Che senso avrebbe? Beh, allora, il vantaggio è Bitcoin si può scindere in microscopiche parti, e sarà da quelle microscopiche parti che noi cominceremo a mettere su un piccolo gruzzoletto, sperando un giorno lontano, e ve lo dico sin da adesso, è molto lontano, ma se non si comincia da un inizio non si avrà mai una fine e quindi mai un obiettivo, di avere tra le mani un Bitcoin e poterlo poi utilizzare in un qualunque modo, o magari spendendolo o reinvestendolo anch'esso. Un altro sito che vi voglio far vedere in questo video è questo qua, Virwox. Uno dice: oh mio Dio, guarda quanto schifo che c'è qui, non ci capisco nulla. La prima cosa che nota in questo sito internet è che è stracolma di robe incomprensibili e uno si mette già le mani tra i capelli. Questo sito internet è forse il sito da cui molti di quelli interessati al Bitcoin cominciano la propria strada. Questo sito internet, chiamato come si vede qua in alto a sinistra Virwox, e anche di questo sito otterrete il link in descrizione, è un semplicissimo convertitore di moneta, uno vero e proprio, ovvero qui, come vedete qua in basso a sinistra, è possibile accettare varie forme di pagamento, tra cui ovviamente quella che preferisco più di tutte, PayPal, per poter ottenere Bitcoin, e ovviamente il viceversa, che è forse la cosa che più interessa a tutti, ovvero dai Bitcoin passare a PayPal, la carta di credito o comunque in generale a denaro reale. Questo sito forse è il sito più importante che vi presenterò in tutta la serie di video, perché vi permette di trasformare quello che avete tra le mani in Bitcoin. Però attenzione, e questa è una cosa molto importante, nessuno vi costringe a utilizzare il denaro vero e proprio, magari lo stipendio, la paghetta, nessuno vi costringe a dover usare questo denaro, che è anche forse il denaro più importante che avete tra le mani, perché lo avete voi, di doverlo investire in Bitcoin. Questo è solamente il primo metodo che vi faccio vedere per trasformare il denaro in Bitcoin e viceversa. Facciamo quindi login, qua c'è già la password del nuovo utente che sono opportunamente centrate. Ok, allora, questo sito ti dà la possibilità di vedere, va bene, la storia del conto, da quanto ci sei iscritti e quanto e quant'altro. Io mi sono iscritto nel lontano, dov'è? Qua. A settembre, il 29 settembre 2014, l'anno scorso, quando ho cominciato a interessarmi dei Bitcoin. E ho cominciato a fare il primo deposito all'inizio dell'anno. Dunque, la cosa più importante di questo sito internet, oltre ovviamente al fatto che si può convertire il denaro, è che c'è un limite massimo di denaro depositabile per 24 ore e per 30 giorni. Sostanzialmente non sto qui a spiegarvi esattamente quali sono i limiti, perché rispetto a quanto tempo voi siete iscritti a questo sito e da quanto tempo voi avete fatto il primo deposito, questo limite varia. Da 300 euro per 24 ore si può raggiungere anche quantità maggiori, però è chiaro che bisogna far passare un po' di tempo. Quindi non sperate di metterci 1000 euro, cosa che non augura nessuno di fare, perché mettere 1000 euro all'inizio per poter cominciare a investire su Bitcoin è una pazzia e ve lo sconsiglio vivamente, questa è la cosa più importante. Ma è chiaro che il primo investimento che si può fare sarà minimo 10 euro, 5 euro, anche di meno, non è un problema. Io il mio primo investimento, se volete, ve lo faccio vedere un attimo solo. Ecco qua. Allora, vi faccio vedere le transazioni che ho fatto finora, a partire dal gennaio 2015.
Il primo investimento che ho fatto è stato esattamente di 2,15 euro totali. Quindi, il primo investimento è stato di 2 euro. Ho fatto un ordine che in parole povere significa convertire i soldi che ho io qui, quindi 2 euro, in bitcoin e ottenere alla fine questa quantità qua di bitcoin, questa qui, eccola qua, ovvero 0,02 bitcoin, che ai tempi valevano circa 2 euro. Dopodiché ho fatto altri tipi di ordini, magari un pochettino più succulenti, di circa 5 euro, insomma di quantità molto piccole, e da quella quantità le ho trasformate in bitcoin. Qua, ecco la quantità. Ovviamente la differenza si nota, perché se nel gennaio 2015 costa 2 euro, valevano 0,02 bitcoin, nel febbraio ha perso moltissimo il valore dei bitcoin da 5 e con 5 euro ho praticamente ottenuto la stessa quantità, ovvero 0,02 e 1. Vabbè, poco male, alla fine queste sono quantità piccoline e si può anche accettare. Il fatto però è che dopo un po' di tempo, quindi si parla di il 28 marzo, ho ricavato con gli investimenti che ho fatto io, che vi farò vedere nei prossimi video, ho ricavato un totale di 4,60 euro, che ho poi reinserito nella mia PayPal. Di conseguenza, partendo con un totale di circa 7 euro, poco più poco meno, ho già ottenuto in due mesetti 4 euro, quindi sono sotto di soli 3 euro. Cosa vi voglio dire? In altre parole, alla fine l'investimento vale, perché in due mesi ho quasi già coperto tutte le spese. Nel terzo mese, ossia in quello attuale, punto a coprire le spese definitivamente e mantenere l'investimento per futuri benefici. Vi faccio vedere a questo punto la parte principale della procedura che si effettua. Deposito è la prima procedura che va fatta, ovvero inserire del denaro dentro il conto di Virbox. Lo si può fare in bitcoin. Qua c'è un indirizzo bitcoin che potete anche copiarvi, tanto non credo proprio che potete farci qualcosa. Al massimo potete inviarmi del denaro. Ehi, grazie! No, sto scherzando, non fatelo. Potete anche fare un deposito, oh mio Dio, 300 euro, siete pazzi, di carta di credito, con tutti questi circuiti qua. Anche PostePay, c'è anche PostePay. In PayPal, quindi se avete un account PayPal o una carta associata di PayPal, lo potete fare. Sempre qua mi vogliono appioppare 300 euro. E poi altre modalità, alcune non sono disponibili in Italia, ma ve lo dice il sito stesso se quella procedura che utilizzate voi è disponibile in Italia o meno. Principalmente le più importanti sono le prime tre. Una volta che avete fatto il deposito attraverso questi circuiti qua, è possibile convertire il denaro, ovvero fare uno scambio. In questa sezione qua a sinistra ci sono varie possibilità di scambiare denaro. Purtroppo la conversione diretta a euro BTC non c'è in questo sito internet, quindi l'unica cosa che si può fare è convertire l'euro in SLL, che sarebbe una moneta del gioco Second Life, non so se lo conoscete, che in questo momento vale esattamente 258 per euro. Alla fine questi valori non ci interessano niente. La conversione principale, il valore esatto che bisogna fare riferimento, è quello di Prev, quindi quello di sito che vi ho fatto vedere prima. Ovvero, se noi vogliamo metterci per esempio 5 euro, noi otterremo 0,023 BTC. Fate sempre riferimento a questo sito qua per fare le conversioni, non utilizzate altri siti, se no vi confondete inutilmente. Una volta che avete convertito i vostri euro che compaiono qui sopra in SLL, non resta che convertire questi SLL in BTC, quindi nella nostra moneta finale. E si va sempre su scambio, qua. Si inserisce qua la quantità da voler scambiare e si esegue l'operazione. Io ovviamente non ve li sto facendo vedere direttamente queste procedure, perché attualmente non ho la disponibilità economica per farlo. Se eventualmente alcuni di voi sono più interessati a vedere le procedure precise identiche che vanno fatte per la conversione, lasciatemi un commento e io magari vi farò un video apposito. Detto ciò, una volta che abbiamo ottenuto i bitcoin, non resta altro che spedirli. Ora, spedire il denaro, quindi fare un prelievo, una volta che si va su prelievo
si indica la quantità di bitcoin che si vuole prelevare e si inserisce quale indirizzo bitcoin, che sarebbe il codice che vi dicevo io nel precedente video. La commissione minima, ovvero la tassa che bisogna pagare, è di 0,005 bitcoin, che equivale esattamente a un euro. Costa circa un euro la tariffa, la commissione, più o meno è il prezzo di un po' tutte le commissioni. Inoltre, qui non lo dice, però la quantità minima che si può inviare e ricevere su questo sito è di 0,02, che attualmente equivale a 4 euro. Quindi per depositi minori di 4 euro attualmente non si può effettuare niente. Si possono solamente conservare magari nel tempo, ma senza poterli utilizzare. È chiaro che quando il Bitcoin varrà un po' di meno, la stessa 0,02 significheranno meno euro, quindi magari diventerà un giorno 1 euro o 2 euro e qua otterrete, anziché 0,009, otterrete 0,02. Ma attualmente il mercato non lo permette, quindi poco male. Sostanzialmente questa è la procedura più importante che va fatta con i Bitcoin. Nel prossimo video vi farò vedere dove investire i Bitcoin, in quale sito potersi affidare. Ci sono tanti siti, ve lo dico sin da ora, ci sono tanti siti che rischiano di farvi una truffa grande quanto una casa. Quindi diffidate dalle solite scelte o quello che potrebbe essere il consiglio tipo: wow, raddoppia un bitcoin in 2 bitcoin in 2 minuti. Non è vero, solamente una truffa. Ma in questa cosa ci andremo a vedere insieme nel dettaglio.